scusate, sono le 7 passate, se riusciamo a concludere con gli interventi in maniera tale da, perché altrimenti finisce di tutti, ma che parla non parla nessuno. Abbiamo detto la storia di Fantasia ci fa riflettere, e allora per far vedere pure che si lavora tutti i giorni, noi siamo quasi al comune tutti i giorni, specialmente qua il tavolo a cui io devo ringraziare, perché sia l'osservatorio che il comitato, diciamo, di Fantasia, così che è più bene il discorso, ogni giorno andiamo dal sito. E quindi noi stiamo impegnando l'amministrazione comunale, che comunque con noi si è comportata bene, devo dire la verità. Non è vero che non hanno nessuna responsabilità, lo devo dire, perché hanno concesso passaggio in acqua, personale in acqua della sigla. Ora, perché io, perché siamo arrivati a sapere, cioè è stato concesso di scaricare a mare l'acqua poi pulita, non è che possono scaricare. Non a mare, spesso non è loro, e lo fanno con un'organizzazione della provincia. La provincia, anche il comune. No, è l'ufficio tecnico, sì, ma è tutto andato in qualche modo. Allora, lasciamo stare questo qua. Perché si è scoperto la pentola? Perché noi 2 mesi fa, col comitato, andammo dal sindaco, che è stato, ripeto, gentilissimo. Il sindaco ha messo a disposizione tutte le sue conoscenze. E allora, che cosa è successo? Che ci hanno mandato, abbiamo chiesto la documentazione di tutto quello che avveniva a sedere delle 2 fabbriche, sia della SICA che della BIT. Allora, sono arrivate queste documentazioni. Automaticamente, quando noi siamo andati a scucugliare la questione, automaticamente l'AIA, l'ufficio regionale che doveva controllare la fabbrica sindaca, cosa ha fatto? Gli ha mandato l'istanza di chiusura. Quindi noi abbiamo dei documenti che la SICA ha prodotto senza le prescrizioni che dava questo ufficio della regione. Quindi noi abbiamo avuto per 2 o 3 anni questa fabbrica, perché la legge poi è venuta fuori, che adesso è responsabile anche il sindaco, di dare un parere, no? Per le industrie chimiche, che poi ha 2 settori, uno sono manufatti e l'altro le industrie chimiche. Allora adesso qual è il problema essenziale? Non è stato parlato oggi, se non in qualche caso, della ricotta che ha preso. Noi dobbiamo vedere una questione, vuol dire, dell'aria in cui. Perché tecnico sempre dell'osservatorio stesso ci diceva che non ci sono filtri attualmente che si possano mettere nelle ciminiere che abbattono completamente le sostanze cancerogene che poi, diciamo così, che poi vanno in aria. Quindi significa che 0,01 oggi, 0,01 domani, poi fanno cifre intere. Quindi perché la popolazione poi di Salerno deve soffrire? Allora io direi che la prima cosa pure occorre premunirci di chiamare ai danni, specialmente la SICA, che per quanto mi riguarda va chiusa, non ci sono altre cose, perché noi non possiamo venire qua in altri 30 anni per dire che allora non so, non siamo stati attenti. Allora, siccome ci sono adesso le specificate, le specificità. No, perché io arrivavo a 100, è nato 30, arrivavo a 100. Quegli anni noi non avevamo tanta presenza e tanta qualità. Oggi questa qualità c'è, non mi frega niente che gli albergatori non ci vengano ad appoggiare su questa volta, non mi frega che i commercianti non siano presenti, non mi frega neanche che certe persone abbiamo le qualità per mandare avanti le cose. Concludo dicendo quindi che per noi la fabbrica va chiusa, va chiamata i danni alla ditta, e l'altro problema è questo. Siccome perché la SICA ha delle responsabilità? Recentemente, quando è stata chiusa la SICA, ha detto questo: io mi devo fermare 15 giorni, non mi potete chiudere per 15 giorni, perché se no ci sono delle conseguenze. La stessa cosa che fece Scarpò allora, nei tempi. Quindi significa che è in grado di scoppiare anche i prodotti che adopera la SICA.
che sappiamo che noi siamo, come si dice, aggiornati adesso, grazie al sintomo, di tutte le sostanze che vengono trattate a partenza, sia della sica che della pezza. Quindi io non mi fido dei canotaggi fatti, ho chiesto al sindaco, abbiamo chiesto che ci fossero delle analisi incrociate, sia dell'acqua, sia dell'aria, in modo da confrontarle e quindi poi trarne le conseguenze. Non vogliamo allarmare più di quello che sta succedendo, secondo me, a Siderno, che altro deve succedere. Va subito fermato. Grazie tante. Un'altra cosa, scusa. Siccome il sindaco di Siderno ha fatto distanza per quanto riguarda di bandire le ditte chimiche, le industrie chimiche a Siderno, io una cosa me la chiederei, ma è retroattiva sta cosa? No. Siccome l'ora è tarda, ci siamo ridotti al vicino, abbiamo cercato di fare il punto della situazione. Qualche volta abbiamo anche fatto un po' di confusione, però speriamo nella prossima convocazione di potervi dare notizie più confortanti, perché avremo a disposizione le analisi che noi vogliamo fare. E vi dico subito che le analisi che noi faremo non sono fatte in contrapposizione con nessuno. Noi le vogliamo fare perché abbiamo la capacità di farle nell'immediato senza aspettare nessuna trafila burocratica, per cui riusciamo a farle e ad avere le analisi subito. Va bene. Grazie per la partecipazione. Passate dal banchetto. Franco mi propone di andare dal sindaco domani, e io pensavo di metterlo un pochino più in ordine e portargli questo promemoria che abbiamo fatto. Grazie.